Amici sportivi amanti dell'hockey, buonasera e ben collegati con il Palasport di Sandrigo per la quinta giornata del massimo campionato di Serie A1 2024-2025. Una partita questa sera che vedrà in pista Telea Medical Sandrigo contro Amatori Vasken Lodi. Partita importantissima per tutte e due le formazioni, per Lodi per mantenere la testa della classifica a punteggio pieno assieme al Forte dei Marmi, a Sandrigo invece per riuscire a togliersi dall'ultima posizione della classifica. Un saluto da Stefano Rettis con le riprese e la regia di Diego Torresan e Flavio Zattera. Vicino a me sempre Marco Rorato. Ciao Marco. Ciao Stefano, buonasera a tutti. Allora Marco, questa sera una partita tra due formazioni diametralmente opposte in classifica, con il Lodi, come abbiamo appena detto, a punteggio pieno, 4 partite, 4 vittorie. Sandrigo invece ultima posizione della classifica, 0 punti, 4 partite, 4 sconfitte. Cosa dobbiamo aspettarci da questa partita? Forse da parte mia un Sandrigo che non ha grosse aspettative questa sera contro il Lodi, se non quella di terminare una partita a testa alta, trovando quella sicurezza che manca da inizio campionato. È un testa a coda, d'altronde per Sandrigo ci aspettiamo una prova d'orgoglio, come hai detto tu, e provare a tirar fuori il carattere che nell'ultima partita non è mancato, però purtroppo questa squadra è condizionata dal numero zero in classifica e ci vuole un po' di coraggio, ecco, per affrontare questa partita in avanti. Ultima partita giocata, quella di mercoledì sera qui in casa contro il Sarzana, un Sandrigo comunque che si è fatto vedere parecchie volte in porta, non è riuscito a concretizzare, forse manca anche un po' di fortuna. Manca anche quella, però non deve essere un alibi, come ha detto Gaetano Marozzini settimana. E allora noi andiamo, finché le squadre si presentano, con la grafica, i roster di questa sera. Partiamo dalla formazione ospite, Amatori Vasken Lodi, con il schiera con il numero 12 Valentin Grimalt, con il 4 Lorenzo Giovannetti, con il 5 Alessandro Faccin, con il 7 Pablo Nahera, con il 9 Felipe Fernandez, con il 44 Davide Nadini, con il 63 Morgan Antonioni, con il 13 Giovanni Monticelli, con il 77 Francesco Compagno, 49 per Riccardo Porchera, allenatore Pierluigi Bresciani. Per Telea Medical Sandrigo con il 54 Adria Català, numero 3 per Andrea Brendolin, con il 5 Felipe Castro, con il 6 il ritorno del capitano Marco Poletto, con il 7 Matteo Loguercio, 29 per Mattia Cocco, con il 34 Marco Ardit, con il 66 Juan José Moiano, 76 Mattia Ghirardello, con il numero 10 Davide Merlo, allenatore Gaetano Marozzin. Queste dunque le formazioni che verranno dirette dal duo arbitrale Simone Brambilla di Agrate e Andrea Tavoli di Modena. Questa sera altre partite in programma, sono 5 in totale le partite che si giocheranno questa sera in questa quinta giornata. Ci sarà la sfida toscana, la partita della stagione, che si è già riproposta nella finale di Supercoppa italiana, quella tra Follonica e Forte di Marmi, poi per l'appunto la nostra Sandrigo Lodi, poi si andrà a Sarzana dove giocherà il Valdagno, Monza Grosseto e alle 21 Viareggio Trissino, domani a concludere la quinta giornata la doppia sfida Montebello Novara e Bassano Giovinazzo. Dunque squadre che si stanno preparando in pista, noi andiamo con gli starting five Sandrigo. Quindi Marozzin che schiera in porta, Adria Català, giocatori esterni Marco Ardit, Felipe Castro, Mattia Ghirardello e Mattia Cocco. Mentre ancora tutta la formazione dell'Odi in pista si sta intanto preparando per andare tra i pali. Valentin Grimalt, giocatori esterni Fernandez, Giovannetti, poi Antonioni e Nadini, esce Giovannetti ed è in pista Checco Compagno, grande ritorno in casacca giallorossa dopo aver conquistato il campionato italiano con il Forte dei Marmi. E quindi questa è la formazione dell'Amatori Vasken Lodi. Un saluto Marco, lo rivolgiamo anche ai tifosi del Lodi,
Qui vediamo alla nostra sinistra una piccola schiera di sciarpe giallo-rosse, mentre si fanno sempre sentire già subito i ragazzi della brigata Steccafisso, sempre vicini alla squadra anche nei momenti no della stagione. Subito c'è il tiro del Lodi, dopo 3 secondi dall'inizio, a scaricare Felipe Fernandez, che adesso gioca all'indietro perché con Compagno muove la sua prima pallina. Francesco Compagno adesso gioca nuovamente sulla sinistra per Morgan Antonioni, ancora Compagno, Antonioni, 5 secondi di non gioco e dunque la pallina che va sulle stecche del Sanrigo per muovere così la sua prima azione offensiva. Sulla pallina si porta Mattia Cocco, che adesso lascia lì per Castro. Castro adesso pressato alto da Morgan Antonioni. Ardit, Cocco, Castro per Ghirardello. Ghirardello nuovamente indietro nella propria area per Cocco. Sanrigo già schiacciato nella propria metà campo da un Lodi che alza tantissimo il baricentro. Qui è stato Nadini a mettere in difficoltà Mattia Cocco, la pallina adesso che torna sulle stecche del Lodi. Si sono giocati i primi 50 secondi di questa partita. Lodi ancora alla manovra, adesso con Antonioni che taglia la metà campo, cede la pallina per Nadini. Fernandez, ma Fernandez guadagna il tu per tu con Català e prende in pieno la traversa della porta difesa dal portierone sandricense. Adesso ancora il Sanrigo a giocare la sfera con Ardit, Cocco, Ghirardello, partito a tutta il Lodi che non sta lasciando un centimetro alla Sanrigo. In mezzo Nadini per Francesco Compagno, la intercetta però la difesa dei biancoazzurri. Sanrigo deve essere bravo a interpretare la partita soprattutto sulla fase difensiva, visto che Lodi, come abbiamo visto in questo primo minuto, pressa molto alto. Sanrigo deve sfruttare al meglio le ripartenze che le verranno concesse. Abbiamo appena rivisto, grazie alla regia di Flavio Zattera, la traversa piena presa da Felipe adesso ancora Lodi, Compagno per Antonioni, gira con la palla Antonioni, cede sulla destra dove c'è Compagno, finta il tiro Compagno, poi taglia la metà campo, ancora Compagno, lascia dietro porta per Nadini, Nadini per Fernandez, il tiro di Fernandez, Català. .58 al termine del primo tempo, ancora Lodi che non dà modo al Sanrigo di giocare sfera, possesso palla altissimo per la formazione di Gigio Bresciani, ancora Antonioni dalla destra, il tiro, la pallina che sorvola la traversa, ancora il Lodi con Nadini, lo scarico dietro di Nadini per Fernandez, perde però l'attimo Fernandez, guadagna pallina il Sanrigo con Castro che lancia lungo per Ardit, deve lottare sulla balaustra contro Antonioni, la vince il giocatore dell'Odi che adesso fa ripartire i suoi. Compagno, al volo Compagno per Nadini, ancora Checco Compagno al tiro, pallina fuori dal rettangolo di gioco e sarà rimessa in gioco a favore del Lodi. C'è stata una deviazione di un giocatore bianco-azzurro. Chiama le distanze Nadini. Antonioni, su di lui Cocco che d'esperienza riesce a portare via la pallina, adesso Ghirardello 3 contro 2, Castro, anzi Ardit che deve un attimo litigare con la sfera, c'è il raddoppio su di lui, viene a suo supporto Castro, Cocco,
limite dell'area, Cocco la mette lì su Grimalt, la para Grimalt, poi in un secondo tempo ancora Cocco, nuovamente Grimalt, riparte il Lodi. Partenza del Lodi intanto che come poche se ne vedono, Marco, non ha lasciato veramente fiatare un attimo il Sandrigo. Cocco intanto, una squadra giovanissima che d'altronde ha tanta voglia di correre, poi Bresciani ha questa qualità come allenatore, ecco, che è bravissimo a ruotare tutta la squadra, d'altronde con una panchina così diciamo che gli viene anche facile. Bresciani che, se non ricordo male, è tra i tuoi preferiti, se non il tuo preferito. Non me ne vogliono gli altri, ma al primo posto c'è sempre lui. E intanto lo scarico di Antonioni, ripartenza Sandrigo 2 contro 1. Ghirardello per Ardit, traversa di Ardit, si pareggia i conti il Sandrigo con il numero delle traverse. Ancora Ardit, qui deve trovare morale il Sandrigo, vicinissimo al gol, ancora compagno allo scarico centrale, il tiro su Català che però accusa un colpo, si inchina per un attimo Català, sembra anche sofferente il viso al di là della maschera. Nadini, porta via sfera Nadini, riesce a chiudere bene la difesa del Sandrigo, 2 contro 2, ripartenza Ardit, viene portato largo da Checco Compagno, deve tornare indietro con la sfera Ardit per Mattia Ghirardello per Castro sulla sinistra per Ardit, la gioca indietro Marco, Ardit per Cocco, intanto commette fallo l'attacco del Sandrigo. C'è intanto l'azione di prima dove Ardit va a colpire la traversa, abbiamo appena visto nel replay riproposto dalla regia. Lodi intanto alla manovra dove c'è Antonioni che scambia con Checco Compagno per Nadini, gira largo il Lodi con Nadini che adesso va al tiro e scarica alto. Stavolta non c'è deviazione, quindi la rimessa in gioco a favore del Sandrigo. 19 e 23 al termine del primo tempo, ancora 0-0 il risultato tra Telea Medical Sandrigo e Amatori Vasken Lodi. Mentre si prospetta il primo cambio per Telea Medical, si prepara in panchina Moiano. Castro nel frattempo gioca sulla sinistra per Cocco, Mattia Cocco per Ghirardello per Castro, su Castro c'è Compagno, va via però Castro, riesce a liberare all'indietro Cocco, dalla destra Cocco in mezzo, pallina insidiosa che viene fermata da Morgan Antonioni, rilancia adesso il Lodi sulla sinistra, deve fermarsi però Fernandez e tornare indietro. Scambio con Compagno, ancora Compagno Fernandez, Fernandez cerca la girata, commette però fallo Mattia Ghirardello a detta di Brambilla. Tanto viene fischiato un fallo di squadra per l'allontanamento della pallina, quindi sale a 3 il Sandrigo, 3 falli di squadra del Sandrigo che non deve perdere la testa in questo frangente proprio per quel che riguarda i falli di squadra, mantenere il numero basso. Intanto Antonioni la vince, Fernandez intanto al tiro, palla deviata, ripartenza adesso Sandrigo, Castro per Ghirardello, centrale Ghirardello deve giocare lì indietro nuovamente, Cocco si riparte dal centro campo, Castro decide poi di giocarla lì indietro per Ghirardello, nuovamente lo scambio con Castro, diagonale all'indietro per Mattia Cocco, Cocco che avanza di qualche metro, si accentra, la mette dall'altra parte all'angolo per Ghirardello, si scontra intanto Ghirardello con Cocco ma mantiene il possesso Sandrigo. Ardit
Ghirardello sente la pressione di Morgan Antonioni, si lotta sulla balaustra, commette però fallo Morgan Antonioni. Tanto chiama un time out Adria Catala, 17:37 al termine del primo tempo. Catala chiama time out per sistemare la visiera, il casco, che adesso cede al proprio compagno di squadra Merlo. Intanto andiamo con i replay delle azioni precedenti. Qui la traversa di Ardit, il tiro intanto di Antonioni. Lodi attacca, ma anche Sandrigo non è da meno, insomma, considerata questa difficoltà della partita. Abbiamo visto una traversa sfortunatissima a mio modo di vedere di Ardit, ecco, non gira proprio benissimo a Sandrigo. Sì, non sono state tante le occasioni per Sandrigo, però ci è andato vicino, ci è andata vicino alla formazione di Gaetano Marozin. Attenzione qui che ci prova d'astuzia Cocco, chiude in extremis la porta Grimalt, compagno Antonioni. Compagno per Nadini. Perde per un attimo sfera Lodi, poi la riconquista con compagno Antonioni, nuovamente compagno. Se c'entra compagno, poi scarica l'indietro per Fernandez. La mette in mezzo compagno per Nadini, che cerca di prima intenzione di servire Fernandez. Intuisce però la difesa del Sandrigo. Cocco adesso gioca per Ardit. Moiano intanto è entrato a dare manforte alla formazione di casa. Moiano portato dietro porta da Fernandez. Ardit per Cocco. Castro, Moiano, Cocco. La mette lì in mezzo Cocco per Ardit, che adesso esce dall'area. Dietro porta per Cocco, riconquista il Lodi, che adesso riparte con Fernandez, 2 contro 2. E rinviene intanto Antonioni, che va al tiro, recupera però il Sandrigo con Castro. Riesce a mantenere il possesso Ardit, portato dietro porta da compagno, ancora Ardit. Ardit va comunque al tiro, disturbato Ardit, ma riesce ad andare al tiro. Qui para Grimalt, bravo Marco Ardit a crederci. Qui adesso è il Lodi a giocare da dietro porta. Nadini per compagno, diagonale all'indietro sulla destra per Morgan Antonioni, che la mette in accompagnato lì su Catala, che riesce a parare. Il tiro è centrale. Moiano intanto a guadagnare il limite dell'area, va al tiro, tiro per niente pericoloso, deviato da compagno. Riparte il Lodi. Compagno per Nadini, lo scambio tra i due, ancora compagno, portato dietro porta da Castro. Si ferma compagno, guadagna l'area, poi la mette dentro, pallina deviata che va sulla stecca di Moiano. Finta il tiro Moiano, la mette in mezzo, però viene recuperata dalla difesa dell'Odi e nel preciso da Giovannetti. Qui ci prova intanto Nadini, ferma Ardit. Sandrigo ancora in possesso con Castro, 14:50 al termine del primo tempo. Felipe Castro in possesso di sfera, su di lui il pressing di Antonioni, e perde sfera Felipe Castro. Giovannetti per Antonioni, compagno. Adesso calato il ritmo degli amatori Vasca Nelodi, regge bene invece Telea Medical. Castro intanto la mette in mezzo per Ardit, che non riesce a trovare l'appuntamento con la sfera. Diagonale indietro per Cocco. Cocco guadagna adesso qualche metro in avanti, la lascia lì poi per Castro. Castro sulla sinistra vede Ardit, chiude intanto bene le maglie difensive il Lodi. Castro per Ardit,
costretto a giocare indietro Moiano per Cocco. Giro palla del Sandrigo, Ardit, ultimi 3 secondi per andare al tiro, in girata Ardit, la ferma però Antonioni, riparte intanto il cronometro dei 45, ma la palla va sulle stecche del Lodi, che riparte adesso con compagno. Tanto fa il suo ingresso in pista anche Ale Faccin, il tiro di Checco compagno, uscito Morgan Antonioni, entrato Faccin. Qui intanto attenzione, pericoloso il Lodi con compagno che guadagna l'area, poi viene fermato da Ardit. Ardit adesso dal limite dell'area, il tiro e il gol di Marco Ardit, che apre le marcature a 13.08 dal termine. È grandissimo gol qui di Ardit, azione costruita molto bene da Sandrigo. E quindi il vantaggio che non ti aspetti, quello di Telea Medical Sandrigo, eccolo qui. Si trova tutto solo Ardit e spara sul secondo palo, dove Grimalta non ha scampo. La pallina dunque che si insacca per la prima rete del match e porta la firma di Marco Ardit per Telea Medical Sandrigo. Dunque Telea Medical Sandrigo 1, Amatori Vasken Lodi 0. È mancato molto il tiro da fuori Stefano nelle ultime gare. C'è stato un miglioramento con Sarzana, però nelle prime giornate insomma questa cosa è venuta meno. Qui ha trovato il varco Ardit, bravissimo comunque a battere un incolpevole Grimaldi. E dunque ottimo inizio del Sandrigo, anche se in realtà non sembrava così, era partita tutta il Lodi. Buono comunque per il morale dei ragazzi, che adesso devono quantomeno cercare di tenere il più possibile il passo di un Lodi che fino a questo momento, dopo 4 giornate punteggio pieno, ha dimostrato di essere una delle 4 migliori formazioni per questo campionato e la miglior difesa. E la migliore difesa, 2 reti in 4 partite, 2 reti subite, dunque è già un grosso merito per il Sandrigo aver segnato una rete, e quindi non per sminuire i nostri ma per far capire la qualità di questa formazione dei giallorossi. No, no, ma hai detto bene, vista anche la difficoltà che ha Sandrigo a segnare, l'abbiamo ripetuto prima del match, comunque è una squadra che costruisce tanto ma fa fatica a segnare. Intanto qui pericoloso il Lodi, mentre segnaliamo l'ingresso in pista dell'altro nuovo innesto di Telea Medical Sandrigo, Lo Guercio. A segno mercoledì sera contro il Sarzana. Prima rete ufficiale per Matteo Lo Guercio. Giovannetti intanto in possesso di sfera, le lascia lì dietro per Cocco, di prima intenzione. Intanto c'è Faccin che va al tiro, pronto però Adria Català. Ancora adesso Giovannetti a dare il là all'azione del Lodi. Nahera intanto anche per lui, ingresso in pista. Qui cerca di spazzare via Lo Guercio, non ci riesce, la pallina che finisce sulla stecca di Giovannetti, compagno adesso. Faccin per compagno, la scarica compagno, pallina che viene sporcata e deviata, e dunque è facile l'intervento di Adria Català. Qui adesso c'è Castro che cerca di andarsene sulla sinistra, Nahera lo chiude. Castro poi all'indietro per Ghirardello ancora per Castro, ma sbaglia totalmente il passaggio Castro, non trova nessuno dei propri compagni di squadra, quindi riparte il Lodi con Nahera, va a terra Giovannetti, tutto regolare per Davoli che è lì a un metro. Nahera, Faccin per Giovannetti. Ancora il Lodi a gestire. Compagno. Dietro la porta c'è Giovannetti. Va a disturbare intanto Ghirardello e ci riesce molto bene. Lancia
Lo Guercio che deve tornare indietro sul pressing di Giovannetti. Ghirardello intanto dalla sinistra cerca di passare in mezzo a due giocatori, in mezzo a Nahera e Compagno, ma qui intercetta ancora lui Ghirardello, fa il tiro Ghirardello con il guantone, ci arriva Grimalt, qui tutto solo Nahera per Faccin che la mette dentro per l'1-1. Grande azione corale del Lodi che in superiorità offensiva riesce a trafiggere Català. 10-20 dal termine del primo tempo, Sandrigo 1, Lodi 1. E qui errore di Loguercio nel Sandrigo che va a raddoppio mentre lascia tutto solo Nahera che serve il liberissimo Faccin. Comunque pareggio che era nell'aria. Pareggio giusto, meritato per quanto visto fino ad ora tra le due formazioni. Time out intanto chiamato da Gigio Bresciani e noi andiamo a vedere quello che succede sulle altre piste con Follonica Forte di Marmi ancora ferma sullo 0-0. Sarzana-Valdagno vede in vantaggio il Valdagno 1-2, Monza-Grosseto 1-1 ed è appena cominciata anche Viareggio Trissino ancora ferma sullo 0-0. Tanto è rientrato anche Mattia Cocco nel Sandrigo. Cocco e Castro mi stanno piacendo molto questa sera. Felipe Castro, il cileno, ha avuto un po' di difficoltà iniziali vista la nuova esperienza, ecco, all'estero diciamo, però è entrato bene in pista. Anche Cocco sta dando il suo buon apporto alla squadra. Cocco, per quanto fatto vedere fino adesso in questa partita, sembra aver ritrovato quel smalto, quella sicurezza difensiva che ci ha abituato a vedere in tutte queste stagioni in cui l'abbiamo visto in Serie A. Smalto che era un po' scomparso negli ultimi 100 minuti. Dunque contro, attenzione qui, pericoloso Moiano, la mette lì di piatto su Grimalt mentre riparte il Lodi. Faccin, ancora lui, un tiro di sorpresa che sorprende proprio Català e la difesa del Sandrigo. Anche qui incolpevole Adri Català. Andiamo subito a rivedere la rete qui. Faccin, nessuno forse si aspetta il tiro. Dunque raddoppia Ale Faccin, 9 minuti e mezzo dal termine del primo tempo. Qui subisce fallo Moiano, fallo di Nahera. Cocco per Moiano, Loguercio, Ghirardello, Loguercio, limite dell'area, viene portato fuori da Fernandez. Attenzione qui Ghirardello tu per tu con Grimalt, la pallina viene portata fuori, ancora Ghirardello in possesso, la gioca in diagonale, era indietro per Ardit. Loguercio la mette in mezzo dove c'è Cocco che la va a recuperare all'angolo. Nahera su di lui, si lotta, commette fallo Cocco e dunque possesso del Lodi che riparte adesso con Felipe Fernandez. Il tiro di Felipe Fernandez piatto dove c'è Català in due tempi, para, lancia adesso Mattia Cocco, proprio il passaggio di Català. Ghirardello gioca dietro porta, dietro la porta di Grimalt dove c'è Loguercio, cerca l'azione di disturbo Grimalt, poi Loguercio la gioca verso la propria metà campo per Cocco. Il tiro di Moiano, palla fuori che viene e torna in pista e viene recuperata dalla difesa del Lodi con Fernandez, Giovannetti, da questa parte c'è Nahera, Nahera che si accentra, Nahera taglia tutto il campo e poi gioca all'indietro per Giovannetti. Ancora Nahera, poi di prima intenzione Giovannetti. Loguercio, qui riconquista il Lodi, la mette in mezzo Nahera, fermato da Cocco, ci mette ancora una pezza Cocco, qui ancora il Lodi, questa volta con Fernandez,
gol del 3-1 per il Lodi, che adesso mette in difficoltà, in seria difficoltà il Sandrigo. Andiamo a rivedere. Qui si ritrova lì la pallina Fernandez. Beh ragazzi, che palla ha dato Nahera qui, bellissimo gol comunque. Lodi che adesso prende il largo, ed è qui che adesso deve stringere i denti Sandrigo, cercare di portare al termine il primo tempo senza subire alcun gol o perlomeno avvicinarsi a questo Lodi, che invece adesso ha inserito la sesta. Giovannetti per Faccin. Un Lodi che a mio avviso è totalmente cambiato con l'ingresso di Faccin. Intanto qui prende un palo pieno che rimbalza su Català per un attimo. Català non rischia anche l'autogol. Moiano. Ancora Moiano, non demorde. Nahera su di lui, Moiano all'indietro per Cocco. Mattia Cocco dal limite dell'area, la mette lì in mezzo senza problemi, la mette dietro porta Valentin Grimalt per la sua difesa, che adesso può ripartire con Fernandez e Nahera. Pablo Nahera, ancora lui in possesso di sfera. Nahera gioca dietro porta per Giovannetti. Giovannetti che la mette lì al limite dell'area per Fernandez. Fernandez, ancora Giovannetti. Scambio al volo ancora con Fernandez. Giovannetti prova l'azione di disturbo, intanto la difesa del Sandrigo e ci riesce, porta via adesso la sfera il Sandrigo. Ardit intanto lotta con Faccin. Ardit all'indietro per Cocco. Moiano, Ardit, Ghirardello, giro palla a tre del Sandrigo adesso con Moiano. Ardit, limite dell'area, cerca il tiro ma viene disturbato da Faccin, che recupera per il Lodi. Ripartenza adesso del Lodi, c'è la transizione con Fernandez, il tiro di Fernandez che era abbondantemente fuori ma viene deviato da Cocco. Moiano, Ardit, Juan Moiano, 4 minuti e 58 secondi ancora da giocare. Bravo qui Ghirardello che cerca di servire Ardit leggermente in ritardo sul passaggio di Ghirardello. Prova poi l'alza e schiaccia, nulla da fare per Ardit. Con tutta calma adesso il Lodi la gioca con Nahera su Faccin. Sbaglia però Faccin, la intercetta Moiano, la allunga troppo però e la va a servire Giovannetti, che adesso lascia per Nahera. Ancora il Lodi adesso a manovrare questa azione offensiva. 4 e 22 al termine del primo tempo, con il Lodi avanti 3 reti a 1. Reti di Faccin, due reti di Faccin e una di Fernandez. Reti invece di Ardit per Telemedical Sandrigo, che adesso riparte con Moiano. Ancora Moiano a guadagnare l'area, la mette lì in mezzo per Ghirardello, non riesce a trovare, ad impattare sulla sfera Ghirardello. Nahera intanto viene chiuso bene dalla difesa e Ardit lancia Moiano. Moiano che la mette lì, facile per Grimalt, però tiro abbastanza debole e centrale che il portierone lodigiano non ha difficoltà a neutralizzare. Adesso il Lodi in possesso di sfera con il ritorno di Morgan Antonioni. Antonioni dal centro pista per il proprio compagno di squadra. Qui c'è Faccin, si fa portare via la sfera da Moiano. Moiano che lancia Ardit, la pallina che sorvola la traversa. Palla fuori, rimessa in gioco a favore del Sandrigo. C'è stata la deviazione della difesa del Lodi.
rientra anche Nadini, esce un perfetto faccin. Tre minuti ancora da giocare di questa prima frazione di gioco. Il Lodi adesso intercetta la sfera che era sulla stecca di Cocco. Antonioni, gioco di sponda all'indietro per Nahera. Nahera dietro la porta di Català, gira la porta Nahera, la mette in mezzo per Antonioni. Antonioni poi decide di giocare all'indietro per Giovannetti. Giovannetti al tiro, para Català, va a servire con questa parata Moiano, che però si fa sorprendere da Nahera. Nahera che serve poi Antonioni, bravo qui Cocco che va a fermare Nadini. Cocco poi va a servire Castro. Castro la passa su Moiano. Ancora Moiano, l'argentino all'indietro per il cileno Castro. Castro in mezzo per Ardit, che viene chiuso bene da Giovannetti. Ardit per Cocco, ma c'è l'anticipo di Nadini, ferma però ancora Cocco, la mette in mezzo per Ardit, anticipa la difesa del Lodi che adesso riparte con questo 3 contro 2. Sbaglia però il passaggio Giovannetti su Antonioni. Ripartenza adesso del Sandrigo. Cocco, Grimalt dice di no. Qui la para invece Català su Nadini. Sandrigo che sta reagendo bene in questo momento. Intanto azione di Ardit, che si è trovato ancora una volta lì nei pressi di Valentin Grimalt. Questa è la reazione che vogliamo del Sandrigo. Sì, c'è da dire però che Lodi sta difendendo molto bene anche con Giovannetti e Naera su tutti che coprono il proprio portiere. Sandrigo crea, ma Lodi comunque è ben messo in pista. Ancora Cocco qui, bravissimo ad anticipare. Mattia Cocco la lascia lì per Castro, la mette in mezzo per Cocco, il tiro di prima intenzione, la parata di Valentin Grimalt, che adesso si arrabbia tantissimo, credo con Antonioni. E ancora gliene sta dicendo Valentin Grimalt, che proprio nell'ultima partita, quella di la quarta giornata, ha festeggiato la sua 150esima presenza in Serie A con la maglia del Lodi. Occasione nella quale è stato premiato con la nuova fascia di capitano. Antonioni per Nahera, che sbaglia il passaggio, però nulla di difficoltoso per Giovannetti da andare a recuperare. Ultimo secondo per andare al tiro per il Lodi, la riconquista il Sandrigo, ma mancano 5 secondi al termine del primo tempo. Ultima azione, Ardit chiuso da Giovannetti, e c'è il blu per Castro. Qualcosa che ci siamo persi a 5 decimi dal termine del primo tempo. Cartellino blu per Castro, e questo non ci voleva, perché adesso ci sarà un tiro diretto a favore dell'amatore Ivasken Lodi. Davoli ha fatto segno per proteste al cileno, ce lo siamo perso, sì, in effetti forse un po' eccessivo. Se a 5 decimi dalla fine non ci sono tante lamentele da parte della panchina, quindi se le proteste ci sono state, giusto che venga dunque punito con il cartellino blu. Ha più da protestare invece, non so perché, la panchina del Lodi. Tanto sul punto di battuta si porta Checco Compagno, il nostro compaesano Checco Compagno. Cocco intanto va a dire la sua a Català, specialista dei tiri diretti Checco Compagno. Tabellone intanto che segna già lo 0. Va al tiro Compagno, la pallina fuori. Qui finisce il primo tempo tra Telea Medical Sandrigo e Amatori Vasken Lodi, con il risultato
di 1-3 a favore dei giallorossi, si va a riposo. Dunque l'invito che vi rivolgiamo è quello di seguirci nuovamente tra una decina di minuti per il secondo tempo di Telea Medical Sandrigo Amatori Vasken Lodi.
Amici sportivi, ben ricollegati con il Palasport di Sanrigo per il secondo tempo di Teleamedical Sanrigo Amatori Vasken Lodi, risultato che vede al momento in vantaggio per una rete a tre gli Amatori Vasken Lodi, con le reti di la doppietta di Facin e la rete di Fernandez, rete di Arditi invece per Teleamedical Sanrigo. Tante azioni da una parte e dall'altra, Lodi che ha concretizzato di più, ma Sanrigo ancora in partita. Marco, Sanrigo sì, è in partita, è condizionato un po' in questo inizio ripresa dall'inferiorità numerica. Infatti stavo per dirti, bisogna vedere Sanrigo come entrerà in pista, se migliorerà questo aspetto dei primi minuti, che solitamente insomma non parte proprio benissimo. Adesso c'è questa rogna in più, però vediamo come reggerà questi due minuti di inferiorità. Comunque le occasioni non sono di certo mancate, Lodi comunque in vantaggio con merito, sono stati tre minuti decisivi per i giallorossi. Dunque andiamo con gli occhi alla pista e vediamo giocatore di movimento per l'Amatori Vasken Lodi, con Checco Compagno, Alessandro Facin, Felipe Fernandez e Pablo Nahera. Dunque punta il tutto per tutto, punta una formazione a trazione anteriore Gigio Bresciani per questa superiorità numerica, mentre i tre giocatori di movimento per Sanrigo che parte in inferiorità sono Ghirardello, Ardit e Mattia Cocco. In porta sempre Català per Sanrigo e Grimalta per il Lodi. Va subito allo scarico Fernandez per il Lodi, para Català, primo tentativo di questa superiorità per il Lodi. Adesso gira palla il Lodi, c'è l'incursione con Facin. Ardit porta a spasso la sfera, ci riesce molto bene ancora Ardit, si trova da solo però Marco, deve lanciarla con il gioco di sponda per Ghirardello che riesce nell'intento. Ghirardello ancora per Ardit, la sta gestendo bene la sfera il Sanrigo, bravi ragazzi di Maruzzina adesso in questo frangente. Ancora Ghirardello per Ardit, giocano larghissimo la sfera, non riesce Lodi ad andare a recuperarla, la sta giocando veramente bene questa inferiorità il Sanrigo. Ardit, attenzione però adesso che rinviene il Lodi, qui c'è Compagno, situazione di 3 contro 2, Compagno Nahera, ancora Compagno, chiude bene Cocco. Compagno, Facin, Compagno, Nahera in mezzo, ancora Facin, passa in mezzo adesso Compagno, esce in questo momento, tutti e quattro fuori dall'area a girare la sfera, Compagno. Fernandez si accentra, intanto Facin al tiro, Fernandez centrale, la para Català. Intervento di Brambilla che assegna la punizione all'angolo a favore del Lodi, anzi un ingaggio a due. Nahera, Ghirardello sulla sfera, la vince Nahera. Adesso in possesso di sfera Pablo Nahera, dietro sbaglia il passaggio, il retropassaggio per Fernandez, va a dare una mano Grimalt che adesso lancia Fernandez, Nahera fuori per Fernandez, il tiro di Fernandez, Català con il casco, ancora il Lodi, Fernandez ancora lo scarico per l'ennesima volta. Ha letto molto bene Sanrigo questi due minuti, ritorna in parità numerica il Sanrigo con l'ingresso in pista di Moiano. Attenzione però adesso a non lasciare questi spazi per il Lodi, che si è reso pericoloso da prima con Compagno, poi con Facin che è andato al tiro in ribattuta. Qui adesso pressing altissimo del Lodi con Ardit che deve anzi Castro che deve liberare così. Lodi adesso che riparte con Compagno in mezzo per Nahera che si allunga però la sfera, Cocco intanto, Cocco dietro porta, la mette in mezzo ma viene praticamente intercettata da Checco Compagno. Facin lascia lì per Compagno, non riesce però ad agganciare la sfera e arriva Mattia Cocco a recuperarla. Sostituzione intanto tra le fila del Sanrigo, esce Ghirardello ed entra Felipe Castro.
Ardit per Castro, Castro per via centrale, qualche difficoltà nell'inserirsi nella difesa lodigiana, però riesce comunque a mantenere il possesso. Il tiro di Mattia Cocco, si distende Grimalt, ripartenza Lodi, Faccin, Nahera per Compagno, poi ancora Nahera con il no look, la mette in mezzo, pronto però Cocco a disturbare. Ancora palla per il Lodi che ricomincia con la gestione di 45 secondi. Faccin riceve da Compagno, poi troppo lunga la palla di Faccin, ma l'indirizzo di Fernandez viene recuperata da Ardit che gioca per Cocco. Castro avanti sulla destra per Ardit, filtrante di Ardit per Castro che gioca nuovamente indietro per Cocco. Moiano fatica a trovare il pertugio, Telea Medical, Ardit, Cocco, Castro, si va verso gli ultimi 15 secondi di gestione sfera per Sanrigo. Castro, Ardit, ancora 10 secondi, Ardit in girata, non riesce però ad impattare bene sulla sfera, pallina che passa abbondantemente al lato della porta, difesa da Grimalt, riparte adesso il Lodi con Nahera. Fernandez per Compagno, ancora Felipe Fernandez, Nahera che ha qualche difficoltà a gestire la sfera e viene anticipato da Castro, poi Ardit, Castro per Cocco, Cocco diagonale all'indietro per Moiano che va al tiro di poco a lato, il tiro di Moiano, ancora Sandrigo con Cocco, gioca all'indietro per Castro, lungo fascia destra, il passaggio per Moiano, poi Moiano all'indietro verso la propria metà campo per Cocco, Castro adesso limite dell'area, va dietro la porta di Grimalt, ancora Castro disturbato da Compagno, il gioco di sponda di Castro per Moiano, Moiano adesso al tiro a cercare la deviazione di Ardit che viene praticamente chiuso da due giocatori dell'Odi, va allo scarico anche Cocco, non riesce però a trovare fortuna, la pallina che viene fermata dalle maglie giallorosse, maglie difensive giallorosse che adesso ripartono con Fernandez, Compagno, 18:45 al termine della partita. Ancora Felipe Fernandez per Checo Compagno, Compagno che va al tiro, fermato però da Castro, Castro, Cocco, lo scambio tra i due, ancora Castro, il passaggio in mezzo di Moiano che voleva servire Cocco, viene intercettato però il passaggio da Grimalt, un passaggio un po' troppo sotto Grimalt. Forse qui in questa occasione Moiano ha peccato di altruismo, forse doveva andare a cercare l'azione personale. Da premiare comunque l'intenzione di mandare a segno Cocco. Ardit intanto viene fermato molto bene da Compagno, Ardit nuovamente servito a tu per tu con Grimalt che ha ancora una volta da ridire con i suoi, e qui la grande occasione dell'Odi con il solito Faccin lasciato molto spesso lì da solo nei pressi di Adrià Català. Castro per Ardit, Moiano, Cocco per Castro, Moiano, ancora Moiano, cerca di seminare la compagnia di Faccin che però gli riesce a stare sotto molto bene. Castro adesso la mette lì dalla parte di Mattia Cocco, Cocco, Castro dall'altra parte per Moiano, ultimi secondi per andare al tiro, lo fa in questo momento Moiano, palla alta. Ancora una volta adesso Grimalt si sta arrabbiando con i suoi.
suona un po' la sveglia Grimalt nei confronti dei propri compagni di squadra, che comunque si sono resi molto pericolosi in questi ultimi secondi nei pressi di Català. Tanto fascia ingresso in pista per la prima volta in questa serata anche Andrea Brendolin. Brendolin per Ghirardello, Castro, ancora Castro, riesce a mantenere il possesso per Sandrigo, la gioca indietro per Moiano che adesso guadagna la metà campo del Lodi. Moiano ancora lui, disturba Giovannetti, Moiano all'indietro per Brendolin, Castro, la mette in mezzo Castro, la scaraventa via Faccin. Antonioni, Faccin per Giovannetti, ancora lo scambio tra i due, Faccin dietro per Compagno, il tiro intanto di Compagno viene deviato dalla difesa del Sandrigo, riparte Sandrigo con Ghirardello e Castro, mentre sempre alto il baricentro del Lodi a mettere in difficoltà qualsiasi ripartenza della formazione di casa. Castro dietro per Moiano, Moiano nuovamente per Castro, va al tiro Castro, tiro non dei più potenti, fermato adesso dai giocatori del Lodi che ripartono, in questo caso con Faccin che gioca in mezzo per Giovannetti. Giovannetti poi va a servire dietro la porta Antonioni, ma i ragazzi di Bresciani vengono anticipati da Castro che adesso lancia Brendolin in girata. Intanto Moiano che qui non riesce a impattare bene sulla sfera, Juan Moiano gioca per Castro. Brendolin, Moiano disturbato da Compagno che gli porta via la sfera, però qui bravo Castro a fermare l'azione offensiva del Lodi. Castro in mezzo per Ghirardello, il tiro di Ghirardello fuori dallo specchio della porta, qui commette un'infrazione intanto. Beh, molto bravo Castro anche in quest'ultimo frangente, sta compiendo degli ottimi interventi difensivi che possono far male perché Lodi sta attaccando con grande intensità. Moiano, su di lui Giovannetti, riesce però la sfera a giungere sulla stecca di Brendolin che va al tiro, tiro fermato al limite dell'area da Giovannetti che adesso fa ripartire i suoi. Compagno la mette in mezzo per Faccin, non si intendono però i due, ne approfitta Juan Moiano per Sandrigo, qui però ci mette la stecca Faccin e disturba l'azione di Moiano, va a recuperare intanto Castro, la gioca per Moiano, Moiano fascia a destra, il passaggio lungo per Brendolin, Brendolin si trova da solo contro Grimalt, non era una delle posizioni migliori per Brendolin che era troppo alto, cercato comunque il tutto per tutto per trovarsi, per tornare davanti a Grimalt in posizione ottimale per scavalcarlo e andare al tiro, ma è stato bravo qui il portiere del Lodi a neutralizzare l'azione di Brendolin. Ma secondo me fa una gran parata perché si distende sulla linea di porta e non so se senza questo colpo la pallina non sarebbe entrata. Lodi adesso a manovrare con Compagno, 13 primi e 7 secondi al termine della partita con Lodi avanti 3-1. Intanto c'è una deviazione alta a centrocampo da parte di Compagno, dunque pallina che esce, sarà rimessa in gioco a favore del Sandrigo al termine però di questo time out chiamato da Gaetano Marozzin. Noi è da un po' che non andiamo a vedere i risultati delle altre piste, con il Follonica avanti 4-1 nei confronti del Forte dei Marmi, un Follonica che nelle ultime partite aveva perso decisamente lo smalto dei primi giorni della stagione. Sarzana intanto sotto 1-5 contro il Valdagno, Monza Grosseto 2-2 e
Altro risultato importante da tenere in considerazione, Viareggio che al momento è 2-2 in casa propria contro il Trissino. E dunque... Adesso è prestissimo, ma io penso che al di là di come finirà la partita, in poche vinceranno a Viareggio quest'anno. È una formazione quadratissima e molto insidiosa, in un modo di vedere anche ben strutturata e anche ben composta. Mi ha veramente impressionato, ha fatto degli innesti molto mirati e sarà una squadra da tenere d'occhio per quest'anno. A prescindere da come finirà questa partita tra Viareggio e Trissino, diciamo che la partita è sull'intervallo. A Viareggio andare all'intervallo sul 2-2 da neopromossa contro il Trissino, possiamo già nominarla la squadra rivelazione di questo campionato, il centro giovani calciatori Viareggio, che sicuramente ambirà ad un posto a pieno titolo nei playoff. Torniamo intanto alla partita con il Lodi adesso a manovrare l'azione offensiva, la pallina sulla stecca di Giovannetti che cede a Checco compagno che cerca la smarcatura del proprio compagno di squadra, deve tornare all'indietro verso Morgan Antonioni che scambia con Nadini, qui Moiano viene fermato in contropiede e non ci sono dubbi, alza la stecca di Moiano e dunque commette un fallo da tiro diretto. Qui non si vede proprio benissimo, ma lanciato a rete Moiano cerca di intercettare la sfera ma non ci riesce perché c'è Checco compagno che d'astuzia cerca di alzare la stecca di Moiano. È un gioco che si fa nell'hockey in line, nell'hockey ghiaccio, ed è regolare. Qui purtroppo per compagno no. Sul punto di battuta intanto si colloca Felipe Castro che andrà al tiro diretto contro Valentin Grimalt. Fischia Davoli, parte, c'è il tiro di Castro, la parata di Grimalt, nulla da fare per il Sandrigo. Sciupa questa occasione Castro, bravo Grimalt intanto nel neutralizzare il tiro diretto di Castro. Adesso la palla è sulle stecche del Lodi, Moiano va a disturbare Giovannetti, Nahera, Cocco recupera per il Sandrigo, pressato adesso da Nahera dietro la propria porta, Cocco cerca di liberare, lo fa in questo momento con Brendolin, attenzione ai secondi però, 10 secondi a disposizione per uscire dalla propria metà campo, lo fa in questo momento Brendolin in possesso di sfera, Brendolin gira la porta di Grimalt, ancora Brendolin cerca l'alza schiaccia, viene disturbato però prima da Nadini e poi da Antonioni, riparte il Lodi, Nahera, dall'altra parte per Antonioni, poi Giovannetti, ancora Pablo Nahera che adesso si accentra e andrà e lo fa in questo momento con lo scarico all'indietro per Antonioni che adesso cerca il varco sulla sinistra ma poi lascia lì la sfera per Nadini per Giovannetti, ancora giro palla del Lodi che trova questa volta un Sandrigo organizzato che non lascia spazi per qualche incursione giallorossa. Qui intanto Mattia Cocco va a recuperare la pallina dietro la porta di Valentino Grimalt, cerca poi un'alza schiaccia che non va ad impensierire Grimalt. Adesso ancora il Sandrigo con Brendolin, 10 minuti e mezzo ancora da giocare, Brendolin la deve giocare indietro sulla sinistra per Cocco, Castro, Brendolin, nulla da fare, cerca l'incursione Brendolin ma intercetta l'attacco del Lodi che adesso riparte con Nahera, Antonioni, Nadini, diagonale lì indietro per Nahera che guadagna il limite dell'area, va dietro la porta di Català, vede Nadini, gliela passa, va al tiro Nadini, ferma Català, recupera intanto Brendolin per il Sandrigo. Moiano,
Qui vengono fischiati 10 secondi di possesso palla nella propria metà campo per il Sandrigo. Intanto c'è il time out chiamato da Gigio Bresciani. Ti è piaciuto il Sandrigo di questi primi minuti, Marco? Ma in generale mi è piaciuto il Sandrigo questa sera. Di fronte una delle candidate, secondo me, alla vittoria finale, o almeno per i primi tre posti. Comunque Lodi che sa giocare a hockey, c'è poco da dire. Però Sandrigo ha avuto dei buoni margini di miglioramento questa sera su cui ripartire, anche se il calendario si prospetta un po' insidioso nelle prossime sfide. È un po' come è successo anche la prima partita della stagione contro il Fuoloni, con Sandrigo che quando gioca con le grandi non ha nulla da perdere, lo ha sempre dimostrato, gioca il suo miglior hockey e lo sta facendo vedere anche questa sera. Sta tenendo molto bene contro un Amatori Vasca Nelodi che, l'abbiamo detto in più salse, è ancora a punteggio pieno in questo campionato e va a braccetto con il Forte dei Marmi. Ma attenzione, perché questa sera, come avevamo detto prima, Forte dei Marmi ancora sotto 4-1 in quel di Follonica. Si sblocca intanto il risultato a Monza, anzi si era sbloccato con il 2-3 a favore del Grosseto, ma pareggia subito i conti il Monza, dunque 3-3, mentre a Sarzana allunga il Valdagno 1-5, mentre è iniziato il secondo tempo a Viareggio, tra Viareggio e Trissino, ancora ferma sul 2-2. Torniamo nuovamente alla nostra Sandrigo Lodi, con il Lodi adesso alla manovra offensiva. Pablo Nahera che la mette in mezzo per Giovannetti, ancora Giovannetti, Nahera cerca di smarcarsi, Nadini riceve in questo momento proprio davanti a Català il tiro di prima intenzione, la pallina però che non c'entra lo specchio della porta. Può ripartire il Sandrigo con Moiano, Cocco, Castro. Castro dietro per Brendolin. Ma Brendolin che forse deve cercare lo scarico. Anche Andrea dotato di un tiro potentissimo dalla metà campo, soprattutto tiri insidiosi effettuati all'indirizzo di qualche compagno di squadra a tentare la deviazione. Sempre stata una perla di Andrea Brendolin. Qui intercetta bene Andrea Brendolin, fa ripartire Moiano, 3 contro 2, Castro la mette in mezzo per Cocco che però ormai è troppo alto e si fa anticipare da Grimalt. Ripartenza adesso del Lodi con questa giocata tra Giovannetti e Nadini. Nadini non riesce a trovare, ad impattare sulla palla aerea servita da Giovannetti. Nahera litiga con Brendolin, la sfera ancora Brendolin, vicino qui a fare qualcosa di buono per il Sandrigo. 5 secondi intanto di non gioco per Telea Medical che deve cedere il possesso a Lodi. Lodi che adesso gioca con Giovannetti che va allo scarico, para Català, riparte il Sandrigo con Moiano, cerca la magia Brendolin, la pallina adesso del Lodi con Antonioni. 7 minuti e mezzo ancora da giocare con il Sandrigo che sta cercando con le unghie di salvare il risultato. Lodi con Antonioni, ci mette la stecca Moiano. Moiano ancora prova ad anticipare una Hera che poi in girata riesce a superare Moiano. Castro recupera per il Sandrigo, Castro va a servire altissimo Moiano che però deve ripartire dalle retrovie. Intanto esce Brendolin e rientra Marco Ardit. Moiano, il tiro al volo di Ardit su questo passaggio di Moiano, pericolosissimo il tiro di Ardit che però non c'entra lo specchio della porta. Ardit ancora ce la mette tutta per anticipare la difesa del Lodi. Lodi che adesso gioca con Nahera, la mette in mezzo Nahera, anticipato da Castro, poi c'è un'irregolarità da parte di Nadini. Attenzione.
attenzione a Castro, da ultimo uomo va a dribblare Nahera, sempre con il pressing altissimo gli uomini di Bresciani. Mogliano in mezzo per Castro, Castro lì indietro per Mattia Cocco. Mogliano, tiro di Castro, si distende Grimalte, qui c'è il cartellino blu per Mattia Cocco. Brambilla sventola in faccia il cartellino blu a Cocco. Andiamo a rivedere l'azione qui. Sacrosanto, ci mette la stecca Mattia Cocco. Nulla da dire. Dunque adesso tiro diretto per il Lodi, che va a piazzare sul punto di battuta, sul dischetto, Felipe Fernandez. Con la rete di questa sera sono 4 le reti in questa stagione per Felipe, mentre ha ancora qualcosa da ridire è Cocco, che ci prova, ma ormai Brambilla ha deciso così. E dunque si va a sedere sulla panca puniti Mattia Cocco, mentre adesso Fernandez sul punto di battuta contro Adria Català per cercare la rete del 4-1 a favore di Lodi. Parte Fernandez, il tiro piatto che va ad infilarsi le spalle di Adria Català per la quarta rete del Lodi. A 5.56 dal termine della partita, Sandrigo 1, Lodi 4. Andiamo a rivedere il tiro deciso che va ad infilarsi sulla destra di Català. Peccato, perché per quanto dimostrato dal Sandrigo non fa bene sicuramente prendere gol su tiri diretti così regalati. Sì, sarebbe stato difficile comunque recuperare due reti in 6 minuti, però te la stai giocando contro... Sì, ma sono d'accordissimo con te. Il Lodi, ed è quello che io avevo detto ad inizio partita, nessuna aspettativa per il Sandrigo in questa partita, se non quella almeno di finire i 50 minuti avendo trovato un po' di stimolo, averlo finita a testa alta, aver trovato un po', insomma, di quello che è mancato in queste prime partite, in vista in futuro delle prossime, che ricordiamo non ha un bel calendario adesso nel giro di 2 settimane. Sandrigo, a partire dalla sfida di mercoledì prossimo in casa del Valdagno, una pista, quella del Lido, che nelle ultime stagioni ha sorriso ai biancoazzurri, ma non dobbiamo fare i conti con quello che è il passato, dobbiamo fare i conti con quella che è adesso la realtà, quella che è la squadra in questo momento, le qualità che stanno dimostrando i giocatori. Si torna dunque in centropista con Ardit sul punto di battuta dopo la rete del 4-1 segnata da Felipe Fernandez. Ardit gioca su Castro. Poi chiaro, i punti arriveranno anche per Sandrigo, non può piovere per sempre, come si dice. Guarda, io mi fido di te e voglio sperare che sia effettivamente così. Per quello che ha fatto vedere questa sera Sandrigo, è difficile vederlo a 0 punti, però vabbè, sono passate 5 giornate, è chiaro che andavano fatti i punti con le squadre della propria portata. Adesso, ripeto, un calendario che non aiuterà di certo il Sandrigo. Castro poi deve insegnare anche il Giovinazzo, che l'anno scorso i punti ha cominciato a farli alla fine, e alla fine si è anche salvato. Sì, ma quest'anno, come hai detto tu, non c'è una formazione più debole, in questo momento è il Sandrigo per la classifica, però comunque lo vediamo anche nelle altre piste, cioè c'è un risultato a sorpresa ad ogni giornata e ci sono le prime 3-4 che fanno comunque un campionato a parte, questo è il mio pensiero, poi arrivano tutte le altre.
Intanto a Viareggio il Trissino passa in vantaggio 2-3. Nahera, possesso per il Lodi, mancano 5 minuti tondi tondi al termine della partita. Con Sandrigo che deve cercare quantomeno di renderla almeno un po' più difficile al Lodi questa vittoria. Qui questa volta il cartellino blu è per le proteste di Antonioni, e anche qui Brambilla estrae il cartellino blu, si arrabbia moltissimo e giustamente Bresciani, io sarei uguale. Adesso capisco il cartellino blu in un'azione di gioco dove tu fai il possibile per fermare l'avversario, ma le proteste sono una cosa alquanto inutile. E dunque cartellino blu per proteste anche per Antonioni dopo le proteste di Mattia Coppo. E adesso c'è la possibilità di cercare di accorciare le distanze per il Lodi, e scusate, per Sandrigo, con Andrea Brendolin sul punto di battuta in questo tiro diretto contro Valentino Grimalte. Va al dribbling, ci prova con l'alza e schiaccia, gancio, alza e schiaccia per Brendolin, nulla da fare. Però quantomeno adesso 2 minuti di superiorità per Sandrigo con Ardit, Castro, Brendolin e Moiano. Sbaglia qui il passaggio Castro nei confronti di Ardit, la va a recuperare Ardit, Castro, Brendolin, Moiano. Il tiro intanto di Brendolin, Lodi invece che gioca in inferiorità con Fernandez, Nadini e Nahera. Moiano, Castro, Brendolin, finta il tiro, poi va il passaggio su Castro, ancora Brendolin, Ardit, non trova il varco il Sandrigo, Castro adesso con Moiano, Castro, Brendolin, la prova Brendolin e va a togliere le ragnatele dall'angolo della porta difesa da Valentin Grimalt a 3:45 dal termine della partita. La accorcia adesso Sandrigo, 2-4. E diciamo che Sandrigo la chiude a testa alta, però giochiamoci questi ultimi 4 minuti che è ancora lunga, tempo ce n'è. Ristabilita intanto la parità numerica in pista con Lodi adesso a manovrare, Lodi che adesso penserà sicuramente a far girare palla, a perdere un po' di tempo, 3 minuti e mezzo. Pochissimi per il Sandrigo, ma abbastanza per tenere ancora vive le speranze di far succedere qualcosa. Qui la sbaglia però Brendolin che la va ad appoggiare per Facin, compagno. Con Bresciani che intanto ha schierato il power team del Lodi. Nahera cerca di chiudere Ardit, ancora Nahera, deve alzare il baricentro Sandrigo, lo fa adesso con Moiano, compagno, gira bene sfera il Lodi, adesso d'esperienza Facin per Nahera, la mette in mezzo per il tutto solo Fernandez, qui bravo Català. 2:37 intanto ancora da giocare, riparte Sandrigo con Moiano, Ardit cerca di metterla lì per Brendolin ma intercetta Checco, compagno. Sono al lumicino intanto le forze dei giocatori bianco-azzurri che stringono ancora i denti, cercano l'occasione buona. Qui adesso Castro a metterci del suo per fermare Fernandez, ci riesce, può ripartire Sandrigo con Moiano, ultimi 2 minuti e 5 secondi, Ardit per Moiano, Castro, Ardit, Moiano, indietro per Brendolin, Castro,
Brendolin sulla destra per Moiano, dietro per Felipe Castro, il cileno ci prova, va al tiro ma becca in pieno Fernandez, compagno Fernandez, in due va al tiro Fernandez, pallina che passa sopra la traversa. Adesso time out chiamato da Gae Marozin, 1 minuto e 37 al termine della partita. Stefano, noi non siamo super parte, se lo sappiamo ormai, ma che partita ha fatto Pablo Nahera questa sera? Gran partita di Pablo Nahera, una gran partita di tutta la squadra dell'Odi, ovviamente. Su tutti io citerei un Alessandro Faccine, che è entrato nel momento giusto, tanto per dare un 1-2 di sveglia agli amatori Vasken Lodi, nel momento giusto in cui era in vantaggio il Sandrigo. Adesso vediamo con questo time out giocarsi le ultime carte il Sandrigo, pochi secondi a disposizione, ma per quanto dimostrato questo è il Sandrigo, insomma, che vogliamo vedere nelle partite più alla portata dei biancoazzurri. E quindi dai, al momento è come speravo io, nessuna aspettativa, ma quantomeno ritrovare un po' di dignità e di speranza per le prossime giornate. Uno degli aspetti positivi è che comunque questa sera è forse la prima sera che hai la rosa al completo, perché hanno recuperato tutti dai rispettivi infortuni, quindi sarà un buon punto su cui ripartire, io almeno lo spero. Brendolini intanto qui sbaglia l'azione offensiva, il Lodi che aveva la possibilità di chiuderla. Intanto parlavamo prima di squadra rivelazione, sai che il Viareggio è passato in vantaggio 4-3 sul Trissino. Sicuramente una partita che i nostri amici all'ascolto, in visione, collegati da casa, finita questa partita, gireranno subito sul Viareggio da Trissino, perché sta promettendo bene lo spettacolo che merita questo campionato. Un minuto esatto al termine della partita, si affievoliscono le speranze di un Sandrigo che questa sera, almeno per noi, è piaciuto tanto. Sandrigo che deve ritrovarsi, lo deve fare al più presto per cercare di abbandonare quell'ultima posizione in classifica, quei 0 punti che, per quanto dimostrato questa sera, non gli spettano. Ardit intanto a chiudere su Nahera, Nahera che gestisce bene la sfera per i propri compagni di squadra, gliela porta via però Ardit, ci prova Marco con Andrea Brendolin, la mette in mezzo Brendolin, fermata da Checco Compagno, poi a dire la sua, c'è ancora Marco Ardit che gli porta via la sfera, ancora possesso del Sandrigo, la mette in mezzo Brendolin, ancora Brendolin, il tiro di Brendolin alto però qui viene fischiato, dunque fischiata palla alta di Brendolin e c'è il time out chiamato questa volta da Gigio Bresciani. A 12 secondi dal termine possiamo dire 3 punti importanti per un Lodi che probabilmente questa sera si troverà da solo in testa alla classifica. Follonica che è in vantaggio per 5-1 sul Forte di Marmi a 5 minuti dal termine. Bestia nera in questo avvio di stagione il Follonica per il Forte. Esattamente, Follonica che, come avevamo detto prima, non si era ben comportato negli ultimi minuti di campionato. Comunque terrei d'occhio anche il Monza quest'anno, l'abbiamo già visto qui al Palasport, che ha fatto un secondo tempo da paura con il Sandrigo, anche in questo momento pareggia il Grosseto, però comunque è una squadra ben messa, quadratissima a mio modo di vedere. E procede però molto bene anche Valdagno, che nella pista di Sarzana sta conducendo per 6-1. Valdagno che sarà il prossimo avversario tra 4 giorni di Telea Medical Sandrigo. 12 secondi al termine, punto di battuta con palla a favore del Lodi, la scaraventa alta Checco Compagno per Fernandez, si va all'angolo, ormai un secondo
al termine. Qui intanto nella grafica è ripartito il nostro tempo, finisce qui la partita tra Teleamedica San Rigo e Amatori Vasken Lodi con il risultato di 2-4 a favore del Lodi, reti per il San Rigo di Marco Ardit e Andrea Brendolin, per Lodi le doppiette di Alessandro Faccin e Felipe Fernandez. Non dobbiamo aggiungere altro, Marco, quello che abbiamo detto l'abbiamo detto in questi ultimi secondi di questa partita. Ci auguriamo adesso di vedere un gran San Rigo già da mercoledì al Pala Lido. Ma io personalmente mi sono divertito al di là della classifica, che un po' preoccupa, ma mica tanto, comunque ci sono ancora tantissime partite davanti. È stata sicuramente una bella risposta al numeroso pubblico presente che comunque ha sempre sostenuto la squadra, e concludo facendo i complimenti a Lodi, è una signora squadra, niente da aggiungere. E dunque si conferma in testa alla classifica l'Amatori Vasken Lodi, sempre guardando quello che succede a Follonica. L'avevamo detto poco fa, comunque un Follonica in vantaggio 5-1 sul Forte dei Marmi a 5 minuti dalla fine, probabilmente finirà con la vittoria del Follonica, quindi Lodi che si troverà in testa alla classifica in solitaria. Noi andiamo a ricordare i prossimi appuntamenti di questo campionato per le due formazioni in pista che al momento si stanno salutando. Andiamo con il turno infrasettimanale, dove tutte le partite della sesta giornata si giocheranno già da mercoledì prossimo 13 novembre. E quindi il San Rigo che farà visita a Y Sport Valdagno, mentre Amatori Vasken Lodi ospiterà in casa i gemelli del Bassano. E dunque per noi è tutto, un ringraziamento a tutti voi che ci avete seguito da casa, un ringraziamento alle riprese e alla regia di Diego Torresan e Flavio Zattera, da Stefano Rettis, Marco Ratto, buona serata a tutti.
Allora siamo con Ale Facin. Ale, pensavate forse di portarla a casa tanto facilmente? Avete trovato un Sanrigo questa sera che ha rialzato la testa dopo le prime giornate. Come hai visto questa partita? Oh, è stata una partita giocata molto bene da entrambe le squadre. Sapevamo che questa non è mai una